Ecco le squadre che fanno il loro ingresso nel rettangolo di gioco, si avviano nel cerchio di centrocampo per i saluti di rito e per la scelta della metà campo. Avellino in consueta tenuta bianco-verde, completo bianco per i rosanero di Sicilia. Gli applausi del pubblico presente sulle gradinate dell'impianto sportivo comunale di San Michele di Serino, che ospita questa gara tra Avellino e Palermo. L'Avellino che vuole ottenere i primi punti in campionato, vuole cancellare quello scomodo zero in classifica nella casella dei punti conquistati. Il Palermo che punta ad inseguire il Cagliari al primo posto e che, grazie al pareggio del Bari in casa del Crotone, conserva perlomeno il secondo posto a solitario. Siamo alla scelta della metà campo. Gli arbitri parlottano con i due capitani, che sono per l'Avellino il numero 5 Girasole, e anche per il Palermo è il numero 5 Paolo da Silva, che alla pari di Silva Marques ha origini portoghesi. Sarà il Palermo a dare là alle ostilità. L'Avellino nel corso di questa prima frazione attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Gli ultimi controlli dei direttori di gara. Osservate come l'arbitro dia uno sguardo a quella fetta di rettangolo di gioco coperta, quella patina di ghiaccio che ricopre quella zona di campo, ma non dovrebbero esserci problemi. Altrimenti le squadre non si sarebbero schierate sul rettangolo di gioco. Vedremo cosa poi accadrà. La mattinata rimane soleggiata, dunque ci si auspica che vi sia almeno un lieve innalzamento delle temperature che consentano lo scioglimento del ghiaccio. Tutto pronto? Fischietto in bocca per l'arbitro, che ricordiamo il signor Valerio Maranesi di Ciampino. Partiti, è il Palermo a manovrare, sicuro maglia numero 11, lancio in avanti per lo scatto di Mazza, intervento su di lui preciso di Siciliano, la sfera che s'alza a campanile, un altro colpo di testa da allontanare, palla dalle parti di Sicuro, si lotta, va giù in un calciatore bianco-verde, lascia correre il direttore di gara, la rimessa laterale è in favore dei siciliani. Con le mani è pronto il numero 2 Mazza. Manca il pallone Silva Marques. Greco. Appoggio sulla destra per Barzaghi. Prova a scattare Barzaghi, ma viene superato di slancio dal numero 3 Antonino Gallo. Sono due i Gallo in campo. Maglia numero 3 per Antonino, maglia numero 4 per Mirko. Guddo per il Palermo. Palla per Mazza sulla destra. Avanza il numero 2, l'appoggio per Silva Marques, lo scatto di Sicuro che non riesce a mantenere il pallone giocabile, rimessa con le mani in favore dei campani. Il match è iniziato da 1 minuto e 7 secondi. E con la battuta della rimessa laterale, palla verso Sollazzo, tre reti in campionato per Sollazzo, tre reti per Sollazzo e per Mentana. Silva Marques, lo scatto di Sicuro ben contenuto dal numero 3 Frattolillo, altra rimessa laterale per gli Irpini, è lo stesso Frattolillo ad andare con le mani. Sollazzo, il palleggio con il petto di Sollazzo, il colpo di tacco intelligente a servire Chianese per lo scatto di Greco sul lato di sinistra, inseguito da Paolo da Silva. Palla in aria, se la cava la difesa del Palermo, ma c'è Sollazzo per l'Avellino ad alimentare l'azione biancoverde. Paolella, palla sulla destra per Barzaghi, il controllo di Barzaghi, alla fine c'è Lucera per i siciliani ad approfittare dell'errore dell'avversario. Ancora Lucera che rientra, Sicuro, palla nel cerchio di centrocampo, chiede palla a Sicuro sulla destra, ma c'è l'interdizione ottima di Siciliano, che alleggerisce a beneficio di Pozzi. Siciliano, il pressing portato da Silva Marques, il rilancio di Pozzi che non vuole altre difficoltà di sorta. Mazza,
imposta il Palermo con il numero 6 Tarantino. Ottima l'apertura sulla sinistra per Antonino Gallo. Lotta Gallo, viene fermato da Greco, che gli soffia il pallone. Greco temporeggia. Paolella, Barzaghi. Un buon impatto per gli uomini di Tudisco su questa gara. Intanto c'è fallo su Greco, calcio di punizione per gli Irpini. Si allontana Barzaghi. Riparte l'Avellino con Paolella. Cambia gioco sulla sinistra per Frattolillo. Il palleggio di Frattolillo, che riesce in qualche modo a ricacciare la palla nel metà campo avversario. Ma il Palermo è nuovamente padrone della sfera. Ora Silva Marquez. Colpo di tacco al dito per Sicuro. Il cross subitaneo di Sicuro. C'è uno spiovente. Ambro prova a calciare, ci riesce, conclusione smorzata. Nessuna difficoltà di sorta per Pozzi. 3 minuti 0-0 tra Avellino e Palermo. Siciliano, lancio in avanti di Siciliano, aveva provato ad arpionare Chianese, non è riuscito ad addomesticare il pallone. Mirko Gallo, Silva Marquez, non passa. Solazzo prova ad innescare i suoi per lo scatto di Mentana. Ancora Mentana, c'è fuorigioco. L'attaccante non si è avveduto della segnalazione del guardaline. Calcio di punizione per il Palermo. Avellino che non sta facendo barricate, che in questi primi 5 minuti di partita ha approcciato benissimo al match. Messa laterale con Mazza, ancora palla per il numero 2 Rossanero. Fallo di Frattolillo su Silva Marquez, dovrebbe esserci calcio di punizione per i siciliani. Sarà lo stesso calciatore di origini portoghesi a battere il calcio di punizione. Nelle sue vicinanze c'è Lucera. Ecco il fischio del direttore di gara. C'è una buona opportunità per la formazione siciliana. Parte Silva Marquez, palla in aria, sfera respinta. Di testa Tarantino a rimetterla dentro. Solazzo in anticipo su Silva Marquez, prova a distendersi l'Avellino. Vediamo cosa combina d'apice per lo scatto di Solazzo, che si allunga il pallone. Troppo però, palla sul fondo. Aveva provato Solazzo a seminare sullo scatto Tarantino. Fatalmente si è allungato il pallone nel controllo di sinistro l'attaccante dell'Avellino. E la palla è diventata irraggiungibile. Rimessa dal fondo per il Palermo. È Guddo a battere. Colpisce Sicuro. Si lotta nello stretto. Sicuro per il Palermo. Ancora Sicuro. Pallone non filtra. Silva Marquez nei pressi della riga laterale. Mazza. Sbaglia il passaggio. Mazza non assistito dai compagni. Solazzo non riesce ad arrivare sul pallone. Rimessa laterale per il Palermo. Immobile Solazzo sul passaggio filtrante del compagno. Rimessa laterale ad appannaggio dei palermitani. Colpo di testa di Sicuro. Vita facile per gli avellinesi. Lo scatto di Mirko Gallo inseguito da Mentana. La spallata di Mirko Gallo giudicata regolare, ma dovrebbe esserci rimessa laterale per l'Avellino, se non calcio d'angolo. Vediamo, c'è calcio d'angolo per gli Irpini, è il primo in assoluto di questa partita. Batterà Greco. Sono stati ingannati dalle maglie della rete. Ecco Greco, battuta del corner, palla in aria, sfera ricacciata. Barzaghi è solo. Attenzione a Barzaghi, all'indietro per Pozzi, ben oltre la sua area di rigore.
Poteva far meglio l'Avellino in questa circostanza. Barzagli e Pozzi impauriti alla presenza dell'avversario. Rimessa laterale per il Palermo. C'è fallo però su Ambro, commesso da Paolella, calcio di punizione per gli ospiti. Settimo del primo tempo. Non si sblocca lo 0-0 a San Michele di Serino tra Avellino e Palermo. E con la battuta del calcio di punizione ha provato ad agganciare il pallone Antonino Gallo. Alla fine riesce a portare a casa la rimessa laterale. Ultimo tocco di Barzagli. Resta in zona d'attacco il Palermo. Avellino è attento in difesa. Rimbalzo del pallone nel cerchio di centrocampo. Lottano due armadi come Mentana e Tarantino. Solazzo deve vedersela con il numero 6 del Palermo. Anzi, Mirko Gallo. Frattolillo. Bene in profondità per Greco che va giù. Calcio di punizione per i padroni di casa. Sino che gli uomini di Tudisco non hanno concesso nulla agli avversari. Conta i passi il direttore di gara. Potrebbe esserci la possibilità che si batta direttamente a rete. Sistema la barriera Guddo tra i pali. Nono del primo tempo. Opportunità per l'Avellino. Si avvicina alla sfera anche Paolella. La battuta del calcio di punizione da parte di Greco, lui che aveva subito fallo. La palla è stata respinta dalla barriera. Prova l'azione di contropiede del Palermo. Attenzione a Lucera, lo scambio con Antonino Gallo sulla costa di sinistra, il cross, il colpo di testa di Frattolillo che però innesca gli avversari. Silva Marquez, ancora Silva Marquez, Mendola, e la palla termina tra le braccia di Pozzi. Paolella all'indietro per Pozzi, il rinvio del portiere. Solazzo difende palla. Chianese, ecco Greco, ancora Greco che rientra col sinistro, porta palla a Greco, ancora insiste Solazzo, disturba il compagno, ma è sempre Avellino. Barzagli, ottima l'apertura sulla destra, ancora Barzagli, vuole lo spazio per crossare, traiettoria bassa, è giusto Lazzo in aria, sorvola l'arbitro, prova a ripartire il Palermo. Lucera per la sua posizione di Antonino Gallo, entra in aria Antonino Gallo dalla sinistra, il diagonale vincente del numero 3 del Palermo, decimo minuto, Palermo in vantaggio, Antonino Gallo dalla sinistra ha lasciato partire un diagonale che non ha lasciato scampo a Pozzi, 1-0 Palermo, la sblocca il numero 3 Antonino Gallo, ripartenza letale dei siciliani. Azione tampureggiante del numero 3 è stata premiata con la rete dell'1-0. Forse avrebbe potuto fare qualcosa di più Pozzi, chissà, ma all'undicesimo minuto del primo tempo Antonino Gallo sblocca lo 0-0. Avellino però, almeno per quanto visto sinora, non merita assolutamente di essere sotto. Chianese, comunque, è ancora lunga la partita. Chianese non trova collaborazione nei compagni. Riparte il Palermo, palla intercettata dai biancoverdi. Frattolillo, Paolella, direttore di gara, continua ancora ad ostruire le azioni biancoverdi. Riparte ora il Palermo, Silva Marquez, sicuro, palla in aria, Antonino Gallo non riesce ad arrivare sul pallone, altra opportunità per il numero 3 del Palermo che non ha agganciato il pallone, avrebbe potuto siglare una doppietta nel giro di pochi minuti. Insiste il Palermo, ancora Antonino Gallo, Mendola,
Cross in aria, il colpo di testa di Siciliano, ma è ancora Palermo. Cambio di gioco degli uomini di Scurto, Silva Marquez. Palla di ritorno che non arriva a Silva Marquez. Ecco Solazzo. Greco. Ancora Greco. Tiene palla. Sbaglia Greco. La sfera non perviene al compagno. Ne approfitta Siciliano per fare i partiti suoi. Lo scatto di Lucera. Lo attende al varco Girasole. Ancora Lucera. Tiene palla l'attaccante del Palermo. Dribbla Girasole. Calcio di rigore. Calcio di rigore per il Palermo. Per atteggiamento di Lucera in area. Le proteste bianco-verdi. Fallo su Lucera, un intervento non nitidissimo però, a termini di regolamento ci sta, calcio di rigore per un Palermo che può portarsi su 2-0, Silva Marquez ha l'opportunità di raddoppiare per i suoi, siamo al 13°, il destro di Silva Marquez, 2-0 per i siciliani, Pozzi spiazzato, esecuzione perfetta di Silva Marquez, 2-0 per il Palermo, risultato sicuramente severo per gli uomini di Tudisco, che almeno sul piano del gioco non stanno demeritando, però la pragmaticità, il cinismo degli avversari sta facendo la differenza. Guddo con calma, Paolo da Silva, Ambro, ancora Paolo da Silva, si ritorna da Guddo. Guadagna qualche metro il portiere del Palermo. Lancio dalle parti di Antonino Gallo, autore del gol del momentaneo 1-0. Poi è giunto il raddoppio sul calcio di rigore, battuto in maniera magistrale da Silva Marquez. Si lotta, contrasto su Sicuro. Il rimpallo favorisce intanto Chianese, lancio totalmente sballato di Chianese, iniziativa da dimenticare per il numero 10 dell'Avellino, nulla di fatto su questo tentativo di ripartita da parte dei padroni di casa che sono sotto di due reti. Paolo da Silva può accelerare, lancio in avanti, sfera intercettata per un attimo dagli avellinesi. Sulla destra c'è Sicuro, entra in aria, manca ancora il pallone, un calciatore palermitano, ma c'è fuori gioco, ha ciccato la sfera a Lucera, ma sarebbe stato tutto inutile perché è giunta l'assistente, è giunta la segnalazione dell'assistente dell'arbitro a segnalare la posizione di offside del calciatore palermitano. Si ripartirà da un calcio di punizione per l'Avellino. La battuta di Pozzi. Palla dalle parti di Solazzo. Ora Mentana. Porta palla Mentana. Entra in aria. Azione di sfondamento del numero 9 dell'Avellino, che viene tradito dal rimbalzo del pallone. Mirko Gallo gliela porta via. Frattolillo. Appoggio per Paolella, il quale apre per Barzaghi. Intanto c'è un cambio per l'Avellino, è entrato il numero 15 Morganato in campo. Barzaghi per lo scatto di Morganato, libera l'area il Palermo con capitano Paolo da Silva. Lo scatto di Lucera viene fermato da Girasole, rimessa laterale per il Palermo.
Ambro. Aveva provato l'imbucata per Mazza, attenta alla retroguardia velinese. Avellino non riesce a ripartire, ci prova ora, Frattolillo si allunga il pallone. La rimessa laterale è Campana. Ecco Frattolillo con le mani, Solazzo, il palleggio. Prova a servire in profondità il numero 10 Chianese, rimessa laterale per l'Avellino. È sempre Frattolillo a battere. Paolella. Ci prova dalla distanza Paolella, raso terra al lato. Il tentativo del numero 8 cade al 18° della prima frazione di gioco. Guddo. La rimette in gioco. Colpo di testa di Frattolillo. Ecco Solazzo. Messo giù, intervento da Tergo ai danni del numero 11 dell'Avellino e calcio di punizione per la formazione di casa. Aveva anche pensato alla conclusione della distanza Solazzo, poi è stato contrastato irregolarmente e punizione per i biancoverdi. Il nostro cronometro dice che è il 19° del primo tempo. Batterà Chianese. Tre gli uomini sistemati in barriera dal portiere palermitano Guddo. Ma è probabile che vi sia la gittata, la scodellata. Ci prova direttamente Chianese, conclusione debole. Nessun problema per Guddo, che fa suo il pallone con estrema facilità. Si rimette in moto la formazione palermitana. C'è rimessa laterale per i siciliani. Ambro, lo scambio ravvicinato con il compagno, siamo proprio tra le panchine. Ecco Ambro, intanto la patina di ghiaccio è quasi sparita, si è quasi dissolta. Paolella, per lo scatto di Mentana, ma c'è Guddo che legge bene i tempi dell'uscita. Ambro. Paolo da Silva può impostare, può riflettere. Lucera, anticipato Antonino Gallo, rimessa per il Palermo che è in vantaggio per 2-0 qui a San Michele di Serino in casa dell'Avellino, ma un risultato che sinora appare severo per gli uomini di Tudisco che stanno incanalando la partita sui binari dell'equilibrio, anche se di fatto il risultato dà torto ai campani, almeno sul piano del gioco, sul piano della prestazione. Il tecnico biancoverde non può rimproverare nulla ai suoi ragazzi. Tudisco che ha la terza gara sulla panchina dell'Avellino, subentrato Silva Marquez, il dribbling del numero 10 del Palermo, sicuro, lo scambio con Silva Marquez, traversone basso, intercettato da Siciliano, dicevamo, attenzione ora, Silva Marquez, la presa di Pozzi, dicevamo di Tudisco, subentrato al dimissionario Torino Iandolo. Va a rilancio il portiere Pozzi, il colpo di testa di Paolo da Silva, quello di Chianese, Frattolillo. Morganato, elemento interessante, Paolella, Mentana, fa spallate con gli avversari, ancora Mentana che percorre il campo in orizzontale, perde palla l'attaccante dell'Avellino. Occhio allo slalom di Antonino Gallo, serve però Lucera in fuorigioco.
protesta all'indirizzo del guardalinee il numero 6 siciliano, il quale viene richiamato verbalmente dal direttore di gara. Lo slalom di Antonino Gallo, che è sfociato nel passaggio a Lucera, che si è ritrovato al di là di tutti. Silva Marquez, impreciso di testa siciliano, che sfrutta la statura. Ora Barzaghi, ringhia su di lui Antonino Gallo. Solazzo, ancora Solazzo, alla fine si rifugia in Pozzi, alleggerimento a beneficio del portiere Espino. Intervento di Mirko Gallo. Mendola, l'uscita di Pozzi, aveva provato ad incunearsi Lucera. Riparte l'Avellino, è libero Morganato sulla sinistra, il controllo di petto, ecco Morganato fermato. Frattolillo, alza la testa Frattolillo, serve Morganato, semina benissimo Mazza, Morganato, palla in aria, prova la ripartenza del Palermo con Ambro. Intervento di Girasole, Chianese invoca la palla, Morganato, impreciso Chianese, purtroppo precipitoso il numero 10 dell'Avellino. Un po' indeciso sul da farsi, intanto Good alla fine serve il suo capitano Paolo Da Silva. Ancora Palermo, pallone non filtra, riparte l'Avellino, va giù Lucera, lascia correre il direttore di gara, ecco Chianese, tiene palla Chianese, apertura sulla sinistra per Frattolillo, intanto è giù Dapice, ecco Morganato che lotta, Morganato tiene palla, crea scompiglio Chianese, conclusione ciabattata, ancora Frattolillo, intanto si rialza Dapice. Barzaghi ad anticipare il numero 9 Lucera, insiste l'Avellino, Solazzo dalla distanza, Solazzo, la presa di Guddo. Paolo Da Silva, Tarantino, uscita di Pozzi su Lucera, appoggio per Barzaghi, Dapice, siciliano, Rasoterra intercettato da Mazza, Mazza che fortunato nel rimpallo, avanza il numero 2, l'appoggio per Lucera che beffa Barzaghi ma gli taglia la strada ottimamente siciliano, si scontra con Lucera siciliano. Rimane a terra l'attaccante del Palermo, punizione per l'Avellino, il fallo è stato commesso dallo stesso Lucera che ha avuto la peggio nel contrasto. Lucera che ha un fisico ben diverso da siciliano. Possente il numero 6 dell'Avellino, Brevilinio, attaccante del Palermo. Si lotta in un fazzoletto di campo, se la cava l'Avellino, Chianese, ottima l'apertura di gioco sulla sinistra per Frattolillo, Morganato che sta creando più di un grattacapo a Mazza. Rimessa laterale per il Palermo. Quando siamo giunti al 27esimo, 3 minuti alla mezz'ora di gioco, Palermo in vantaggio per 2-0 a San Michele di Serino.
un risultato che punisce oltre i propri demeriti la squadra di casa. Mendola intercetta, Antonino Gallo s'allunga il pallone, uno dei rari errori commessi dal numero 3 del Palermo, che ha avuto il merito di sbloccare lo 0-0. Colpo di testa di Paolo da Silva, lo spiovente chianese lotta con l'avversario, va giù Mendola. Alla fine c'è calcio di punizione per la formazione di casa. Intanto attenzione, perché chianese richiama l'attenzione dell'arbitro per far sì che i massaggiatori potessero prestargli aiuto. Alla fine il direttore di gara ha comandato un calcio di punizione per l'Avellino. Intanto due calciatori del Palermo si sono avvicinati al loro allenatore per ricevere istruzioni, approfittando della sospensione della partita. Si rialza Chianese, il numero 10 deve portarsi fuori dal rettangolo di gioco. Punizione per i campani. Un minuto al trentesimo, Avellino 0 Palermo 2. Batte Paolella, dovrebbe essere uscito Greco per l'Avellino, sostituito dal numero 15 Morganato. Altra punizione per gli irpini. Paolella, siciliano, palla intercettata, l'anticipo di Girasole, Chianese, Girasole, ennesimo alleggerimento per Pozzi, ancora Girasole, il pressing portato da Lucera, ancora Pozzi che stavolta decide di rinviare lungo, Solazzo, ancora Solazzo che si allarga sulla destra, Solazzo viene inseguito da Ambro, Solazzo, l'intervento in chiusura di Paolo da Silva per lo scatto di Antonino Gallo. Lucera non perviene sul pallone, ne approfitta Girasole, Morganato, attenzione, Morganato, ancora Morganato, tiene palla, è costretto ad allargarsi, Morganato deve defilarsi, numero 15, prova ad andare in suo aiuto Frattolillo, è un duro cliente Mirko Gallo per Morganato. C'è comunque calcio d'angolo per l'Avellino. Il numero 15 di colore sta mettendo in seria difficoltà i difensori del Palermo. È lo stesso Morganato a battere il calcio d'angolo, e con la battuta del corner, pallone troppo lungo, c'è l'impatto con la sfera di Frattolillo, il numero 3 non ha saputo far meglio, non ha arpionato, non ha controllato nel migliore dei modi la palla e la sfera è terminata sul fondo. È pronto a rimettere la sfera in gioco Guddo. Il rilancio di Guddo, colpo di testa di Antonino Gallo, ma la sfera è raccolta da Paolella. Palla per Pozzi. Si riparte dal portiere dell'Avellino. Paolella, ancora Pozzi. Colpo di testa di Sicuro. Secondo colpo di testa del numero 11, disturbato irregolarmente da Chianese. Calcio di punizione per il Palermo. Guadagnano posizione lì dietro quelli dell'Avellino. Ambro aggira l'avversario, Ambro poi destraccio dalla distanza e palla abbondantemente fuori dallo specchio della porta. Rimessa dal fondo, 32esimo, sempre 2-0 per il Palermo.
le marcature nel giro di 4 minuti. Al decimo la sbloccata Antonino Gallo, al quattordicesimo dal dischetto Silva Marquez ha portato a 2 le reti palermitane. Frattolino la battuta della rimessa laterale, palla per Dapice, Mentana che riesce a calciare, c'è un fallo di mani però, calcio di punizione per il Palermo, ha controllato con una mano l'attaccante dell'Avellino nella fase di torsione, calcio di punizione per il Palermo, palla direttamente in fallo laterale. Pronto Frattolillo, lo scambio con Paolella, da Frattolillo stavolta a Siciliano, Girasole affrontato da Lucera, passaggio all'indietro per Pozzi, sbaglia il passaggio Pozzi che si scusa prontamente con il compagno, rimessa laterale di fatto regalata ai palermitani che hanno un'altra opportunità. Lucera, ancora Lucera, riesce a tenere palla l'attaccante, attenzione al sinistro di Mendola che termina di un soffio al lato, Palermo vicino al gol del 3-0, l'iniziativa di Lucera a smarcare Mendola che ha avuto un enorme spazio davanti a sé per calciare di sinistro, la traiettoria in diagonale è terminata di un soffio al lato, Palermo pericoloso con Mendola. Ancora Palermo, sicuro. Silva Marquez riesce a trovare nuovamente sicuro, palla in aria, attenzione alla torsione di Lucera e sulla linea di porta, miracolosamente salva Girasole che con la fronte riesce ad alzare la sfera oltre la traversa. Palermo ancora pericoloso, 35esimo, nel giro di 2 minuti la formazione siciliana ha sfiorato la rete del 3-0, ecco Silva Marquez dalla bandierina, palla in aria, sfera respinta, Mentana benissimo per il numero 15 Morganato che è sfortunato nel rimpallo, ci sarà rimessa laterale per il Palermo. Intelligente Mentana a servire col tacco Morganato che però è stato ben contratto dall'avversario. Altra rimessa laterale in favore dei siciliani vicini al gol del 3-0 in 2 occasioni capitate nel giro di pochi secondi. Stavolta la formazione di Tudisco è stata assistita dalla buona sorte e si resta sul 2-0, un risultato teoricamente recuperabile. Siciliano, Frattolillo, si allunga il pallone, sicuro, Silva Marquez, uno sguardo in aria, l'uscita di Pozzi che si è disteso e ha bloccato il pallone. Barzaghi, sbaglia ancora l'Avellino, Ambro, avevamo rimarcato il cinismo del Palermo, la concretezza degli uomini di Scurto che si sono dimostrati sciuponi nelle 2 occasioni nitide capitate. Va giù sgambettato platealmente Ambro, calcio di punizione per il Palermo, le scuse di Dapice all'indirizzo del centrocampista siciliano, Ambro classe 1999. Riparte l'Avellino con Mirko Gallo, ancora Palermo, Lucera, Paolo da Silva, il sinistro a cercare di imbeccare Antonino Gallo. Sottomisura, è un gioco da ragazzi per sicuro,
battere a rete la marcatura è stata convalidata. 37esimo, 3-0 per il Palermo. Sicuro consente alla formazione Cosanego di calare il tris a San Michele di Serino. La sortita di Tarantino, che ha pescato nell'area piccola Sicuro, che indisturbato è riuscito nel tapin vincente per il 3-0 del Palermo. Solazzo, messa laterale in favore della squadra bianco-verde. C'è il fallo di Mentana. Paolella va a discutere quasi muso a muso con l'arbitro. Calcio di punizione per i siciliani, che ora hanno 3 reti di vantaggio sugli avversari. La battuta di Guddo. La palla è uscita, messa con le mani in favore della squadra di Tudisco, che sta soccombendo per 3-0. Mentana, fallo commesso su Tarantino. Calcio di punizione per il Palermo. Ora non devono perdere la calma, la serenità, gli uomini di Tudisco, che l'impegno fosse difficile, fosse improbo, lo si sapeva alla vigilia. Peccato, perché almeno sul piano del gioco la formazione irpina ha tenuto testa all'avversario. Ecco Silva Marquez, Sicuro in posizione regolare. Il miracolo di Pozzi in uscita per il calcio d'angolo. Sfiora il poker il Palermo, sfiora la doppietta Sicuro. La squadra di casa non deve mollare la presa. Corner per la squadra ospite. Silva Marquez dalla bandierina, si allontana Lucera. Ecco il corner dalla distanza all'esterno destro di Mazza, impreciso. L'Avellino deve restare sul pezzo, anche perché c'è ancora tutto un secondo tempo da giocare. Bisogna onorare al meglio l'impegno. La rimessa da fondo battuta da Pozzi. Colpisce Paolo da Silva, colpo di testa all'indietro nella zona di Guddo, che può afferrare il pallone con le mani. Temporeggia Guddo, il Palermo non ha nessuna intenzione di accelerare la manovra forte delle tre reti sinora realizzate. Ambro, Mirko Gallo, palla ancora per Ambro, che va giù sull'intervento di Dapic, che non è d'accordo con la decisione dell'arbitro. Punizione per i Cosanero. Paolo da Silva, anticipato Sicuro da Girasole. Morganato, Frattolillo deve liberarsi di Mazza. Serve all'indietro Tarantino. Paolella, Morganato, prova ad aggirare Sicuro. Palleggiano bene quelli dell'Avellino. Chianese però si smarrisce, degradando palla agli avversari. Lo scatto di Mazza in combinazione con Silva Marquez. Girasole, padrone dell'aria. Chianese riesce a servire in qualche modo Morganato. Girasole, ecco il capitano dell'Avellino. Palla nel vuoto, ma c'è fallo commesso da Amendola. Punizione
per l'Avellino. Batte Paolella, siciliano, Frattolillo, Paolella, Morganato, mette a sedere Mazza, Chianese, ancora Chianese, Morganato ha provato a servire Sollazzo sulla destra, Morganato dalla distanza, il numero 8 Paolella ci prova, palla abbondantemente alta, diciamo di Chianese, che ha provato a servire Solazzo sulla destra, ha ignorato Morganato, temeva evidentemente che il numero 15 terminasse in offside. Palla in foul laterale, rimessa in favore dei biancoverdi. Non cambia il battitore, sempre Paolillo. Conclusione intercettata da Sicuro, fermato intanto in maniera irregolare Silva Marques, numero 10 di origini portoghesi, alla stregua di Paolo da Silva, che è il capitano della squadra allenata da Scurto, vice capolista, che in questo momento è a meno 4 dal Cagliari, che in questa giornata è chiamato ad osservare un turno di riposo per la composizione dispari del girone B del campionato nazionale Primavera 2. Di testa Mirko Gallo si fa soffiare palla, ora d'apice Morganato, lo scambio ancora con Solazzo che fa centro per l'1-3 dell'Avellino, 44esimo di gioco. L'Avellino accorcia la distanza in chiusura di frazione con Solazzo, quarta rete di Solazzo in campionato. Sinistro chirurgico del numero 11 biancoverde, Avellino 1 Palermo 3, accorcia a Solazzo al termine di un'azione insistita, Morganato, d'apice, e che ha visto come terminale Solazzo. La freddezza del numero 11 biancoverde non ha lasciato spazio a Guddo. La formazione Pina accorcia le distanze dunque. Per quanto ho visto in campo, la formazione campana meritava di segnare almeno un gol, o perlomeno di non essere sotto con un passivo così pesante. Attenzione al Palermo! Pozzi ipnotizza Lucera. Palermo ancora vicino alla quarta segnatura. Allontana Guddo, Pozzi protagonista, ancora bravo a bloccare la conclusione ravvicinata di Lucera, libero da marcature, duplice fischio del signor Valerio Maganesi di Ciampino. Si arriva dunque all'intervallo, Avellino 1, Palermo 3. Il vantaggio palermitano all'undicesimo minuto con Antonino Gallo. Il raddoppio sul calcio di rigore di Silva Marques al 14esimo, al 37esimo Sicuro fa 3-0. Ad un minuto dal 45esimo Solazzo sigla il 3-1 per l'Avellino. Si va al riposo, a risentirci per il commento del secondo tempo.
Amici sportivi, ancora immagini che vi giungono in diretta dallo stadio comunale di San Michele di Serino. Sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Avellino-Palermo, match valido per la 12ª giornata d'andata del campionato nazionale Primavera 2 Girone B. Il primo tempo si è chiuso con il Palermo in vantaggio per 3-1. Un primo tempo ben giocato da entrambe le squadre, anche dall'Avellino che, nonostante il passivo per lunghi tratti della prima frazione, ha tenuto testa agli avversari. La squadra di Tulisco non si è lasciata schiacciare dal più quotato Palermo e ha anche trovato il gol con sollazzo in chiusura di frazione per il 3-1 con cui appunto si è andati all'intervallo. La formazione irpina è stata punita oltre i propri demeriti e il 3-0 sembrava un risultato abbastanza severo per i lupi. Poi la rete di Sollazzo che ha, come dire, ammorbidito un po' il passivo e ha dato un pizzico di sale in più a questo secondo tempo che sta per iniziare. L'Avellino nel corso di questa ripresa attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. La squadra campana batterà anche il calcio d'inizio. Prima di iniziare è doverosa una rettifica, perché vi abbiamo letto i risultati in parte errati della 12ª giornata, ci erano pervenuti in maniera sbagliata, ve li rileggiamo in maniera corretta, vediamo gli esatti risultati appunto di questa 12ª giornata che si conclude proprio con Avellino Palermo, che di fatto è un posticipo. Allora, Ascoli Perugia è terminata 3-1, Benevento Salernitana 3-1, Crotone Bari 3-1, Frosinone Foggia 3-1, Ternana Pescara 2-3. Ben 4 partite si sono chiuse sul 3-1 e qui il parziale di 3-1, se non cambierà nulla, ovviamente per l'Avellino non ce lo auguriamo, ma se non cambierà nulla sarà il quinto 3-1 di giornata. La classifica aggiornata vede il Cagliari in testa con 27 punti, la capolista però ha effettuato la sosta forzata. Poi c'è il Crotone a 20 che, battendo il Bari, ha momentaneamente agganciato i siciliani al secondo posto, anche se di fatto il Palermo ora di punti ne ha 23. Segue il Frosinone a 19, l'Ascoli a 17, Perugia 16, Bari 15, Ternana e Benevento 14, Foggia 13, Pescara e Salernitana 12 punti, chiude l'Avellino con 0 partiti. Via al secondo tempo, si riparte dal 3-1 per il Palermo. La formazione siciliana ha trovato la rete del vantaggio al decimo con Antonino Gallo, ha raddoppiato su calcio di rigore al 14esimo con Silva Marquez, poi al 37esimo Sicuro ha portato a 3 le marcature siciliano, ha accorciato le distanze sul Lazio per l'Avellino al 44esimo, al termine di una triangolazione ben orchestrata dai calciatori di Tudisco, targata Morganato, D'Apice, Sollazzo. Sollazzo che è salito a quota 4 reti in campionato, segue Mentana 3. Colpo di testa di Girasole intanto, Chianese. Non dovrebbero esserci cambi, l'unica sostituzione è stata effettuata dall'Avellino in corso di primo tempo. Il numero 15 Morganato è subentrato al numero 7 Greco. Per il resto nessuna sostituzione. Occhio al movimento di Morganato, punizione battuta in maniera veloce dall'Avellino. Il numero 15 della formazione irpina riesce a guadagnare un corner per l'ultimo tocco di Mirko Gallo. Altro calcio d'angolo per la formazione di casa. È lo stesso Morganato che batterà dalla bandierina, dal versante di sinistra. Interessante Morganato, i suoi movimenti hanno messo in grossa difficoltà gli avversari. Ecco la battuta del corner, Mentana, palla ribattuta, calcio di rigore per l'Avellino, attenzione, calcio di rigore per l'Avellino. Va giù D'Apice, si rialza, ha ricevuto un colpo il calciatore dell'Avellino. Occhio, la formazione di casa, l'opportunità di rifarsi sotto e di riaprire il match.
occasionissima per Chianese dal dischetto. È il secondo minuto di gioco della ripresa. I balzelli di Chianese. Guddo immobile tra i pali. Parte il numero 10 dell'Avellino. Rete! 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 3-2 ora. Avellino rientra in partita. Su calcio di rigore, il secondo di giornata, assegnato dal signor Valerio Maganesi. L'Avellino fa 2-3 e riapre la partita. Un secondo tempo tutto da seguire. Chianese su calcio di rigore ha dimezzato ancora di più lo svantaggio, è 2-3. Il Palermo ha solo una rete di vantaggio sull'Avellino. La formazione irpina ha trovato le reti all'estremità dei tempi, in chiusura di prima frazione e in apertura di seconda frazione. Messa con le mani di Barzaghi e adesso vedremo se l'aspetto psicologico giocherà un ruolo fondamentale. Se l'Avellino, sugli ali dell'entusiasmo, riuscirà a recuperare, a raddrizzare una partita che sembrava persa, o se il Palermo, forte della sua esperienza, riuscirà a mantenere la calma necessaria e a portare in porto il risultato. D'Apice intanto, ancora D'Apice, la volete numero 4, palla respinta, il match si infiamma. Palla nel cerchio di centrocampo, l'intervento di Siciliano che favorisce Antonino Gallo per lo scatto di Lucera. Palla in aria, la presa bassa di Pozzi, palla troppo lunga per Silva Marquez. Riparte l'Avellino. Palermo deve fare i conti con l'entusiasmo bianco-verde, un entusiasmo ritrovato. Una ripresa che si annuncia entusiasmante. Ripetiamo, l'Avellino era stato punito nel corso del primo tempo ben oltre misura. Troppo severo, troppo bugiardo quel 3-0, francamente. La formazione di Dutisco era stata brava a non farsi schiacciare, a non abbassare eccessivamente il baricentro, anche se il Palermo si era dimostrato molto più cinico, molto più pragmatico rispetto all'Avellino, che francamente prima della rete di Solazzo aveva creato poco, ma ripetiamolo, aveva ben tenuto il campo, aveva retto abbastanza bene il confronto con gli avversari. Poi è chiaro che alla lunga la differenza di classifica può venire fuori, però tutta questa differenza in fatto di punti nel corso del primo tempo non si è vista. Ora siamo 3-2 per il Palermo. Messa laterale in favore dei campani. Barzaghi spedisce il pallone in aria. Occhio ancora a D'Apice, il tacco, il pallone non filtra, c'era Solazzo in attesa. Palla ancora in aria, c'è fuorigioco però. Ha ricevuto un colpo al capo Mentana nel contrasto con Paolo da Silva. Si rialza Mentana. C'è calcio di punizione per il Palermo perché è stata dapprima segnalata una posizione di fuorigioco. Calcio di punizione battuto da Guddo. Siamo al sesto della ripresa. Ora il Palermo ha solo un gol di vantaggio sull'Avellino dopo che la formazione ospite si era portata sul 3-0. Poi Solazzo e Chianese su calcio di rigore hanno riaperto in qualche modo i giochi, hanno ridato una ventata di interesse a questa partita. Battuta del calcio di punizione, rincorre il pallone Lucera. Palermo dà l'impressione di aver un po' accusato il colpo, formazione di Scurto fatica a ripartire. L'Avellino deve sfruttare ora l'aspetto mentale, l'aspetto psicologico che sembra avere un po' frenato gli avversari. Attenzione a Lucera però, c'è fuorigioco.
di Silva Marquez, calcio di punizione. Deve cogliere, come si suol dire, l'attimo la formazione di casa. Scurto che però continua con gli 11 di partenza. Fallo di Antonino Gallo su Barzaghi, rischia l'ammonizione il numero 3 del Palermo. Calcio di punizione per l'Avellino. Barzaghi aveva superato di slancio Antonino Gallo, che ha sgambettato l'avversario. Poteva starci l'ammonizione in questa circostanza. Sinora nessun giallo, nessun provvedimento disciplinare adottato dal signor Maranesi, appartenente alla sezione di Ciampino. Gara correttissima, punizione per Avellino con Paolo Lera. La formazione di Tudisco può costruirsi un'altra opportunità. Attenzione, ottavo. Fischia l'arbitro, parte Paolella, traiettoria arcuata. Fallo di mani. Ha mimato in maniera chiara il fallo di mani il direttore di gara. Calcio di punizione per il Palermo. Sfuma questa chance. Vi rileggiamo le distinte. L'Avellino schiera Pozzi tra i pali numero 1, 2 Barzaghi, 3 Frattolillo, 4 D'Apice, 5 Girasole, 6 Siciliano. Il 7 era Greco, sostituito dal numero 15 Morganato nel corso del primo tempo. 8 Paolello, 9 Mentana, 10 Chianese, 11 Sollazzo. In panchina Malaspina, Marciano, Caras, Miranda, Rota, Alvaro, Dari e Giordano. Allenatore Guglielmo Tudisco. Il Palermo replica con Guddo tra i pali numero 1, 2 Mazza, 3 Antonino Gallo, 4 Mirko Gallo, 5 Paolo da Silva, 6 Tarantino, 7 Mendola, 8 Ambro, 9 Lucera, 10 Silva Marquez, 11 Sicuro. In panchina Belladonna, Romano, Mansueto, De Marino, Caliva, Retucci, Bigligea e Cannavò. Allenatore Scurto. Dirige il match il signor Valerio Maranesi, appartenente alla sezione laziale di Ciampino, coadiuvato da Giovanni Mittica di Bari e Dario Gregorio di Bari. Palleggio di Solazzo. Mentana. Apertura ottima sulla sinistra per Morganato. Duello in velocità con Mazza. Morganato. Ancora Morganato che fa impazzire Mazza. Era già accaduto nel primo tempo che il numero 15 mettesse in saga difficoltà il numero 2 del Cagliari. Attenzione al movimento di D'Apice, se la cava Guddo. Guddo nell'uscita sembrava in vantaggio sull'avversario, si è lasciato soffiare il pallone, poi in qualche modo ha rimediato con il piede. Avellino pericoloso, Avellino a caccia del clamoroso 3-3, impensabile sul 3-0 del Palermo. Altro calcio d'angolo, Morganato stavolta sulla destra, palla in aria, svetta Girasole e palla alta. Davvero un peccato, elevazione di Girasole che ha bruciato tutti sul tempo, non ha trovato lo specchio della porta il centrale biancoverde. Intanto primo cambio anche per il Cagliari. Fuori il numero 6 Tarantino, dentro il numero 17 Retucci. Quando siamo all'undicesimo della ripresa, Palermo, chiedo scusa, cambio anche per il Palermo. Paolella, Frattolillo, ancora Paolella. Tiene palla il numero 8 biancoverde. Gira bene sulla destra per Barzaghi. Solazzo. Perde palla l'Avellino. Lucera per il Palermo. Ancora Lucera. Accelera l'attaccante. Inseguito da Solazzo che non lo molla. Duello spalla a spalla con il numero 11. Ancora Lucera che va giù. Punizione per il Palermo. Dodicesimo della
ripresa 3-2 per la formazione siciliana che era avanti di 3-0. La parziale rimonta dell'Avellino. Ora la formazione ospite prova a riaffacciarsi nell'area avversaria. Ancora Palermo con il numero 11 sicuro, il destro basso, la presa facile di Pozzi. Girasole che ha sfiorato di testa la rete del 3-3. Lo stacco perentorio del numero 5 biancoverde sul corner battuto da Morganato ha provocato brividi sulla schiena dei palermitani. Ecco Morganato, va giù, tutto regolare. Ultimo tocco di Frattolillo, rimessa laterale per il Palermo. Ultimo tocco di Siciliano. Rimessa laterale in favore dei rossanero. Batterà Mazza. Palla in aria. Occhio movimento di Sicuro. I difensori non gli consentono di girarsi. La distanza intanto interessante. Conclusione da parte del numero 8 Ambro. Palla indirizzata nel 7. Pozzi immobile. Barzaghi alla battuta della rimessa laterale. Paolella. Girasole. Pozzi fuori dall'area. Ecco lo spiovente. Il controllo di Mirko Gallo. Fallo sul numero 4 palermitano. Calcio di punizione per la formazione siciliana. Batte Ambro. Sicuro che riesce a mettere il pallone in mezzo. C'è l'intervento risolutore di Siciliano. Calcio d'angolo per il Palermo. Batte Silva Marquez. Dalla bandierina Silva Marquez, palla in aria. Manca il pallone di testa Sollazzo. Buon per lui che il numero 8 Ambro non abbia tentato la stoccata al volo. Ancora Lucera, c'è una deviazione. Conclusione smorzata. La prende facile Pozzi. Pozzi al rinvio. Palermo che dà segnali di risveglio. Sicuro. Mazza per la sovrapposizione, il cross di Mazza troppo sul portiere. Preferisce temporeggiare Pozzi. Ora va all'invio con il destro il portiere dell'Avellino. Intervento di Mirko Gallo. C'è fuori gioco segnalato a Retucci. Calcio di punizione per l'Avellino. Dapice sulla sinistra, Frattolillo. Morganato, passaggio in profondità per Chianese, ma la palla termina in fallo laterale impreciso. Numero 15 dell'Avellino che si sta mettendo in luce. Messa laterale in favore del Palermo. Con la battuta con le mani, palla nella zona di Sicuro. Calcio di punizione per l'Avellino. S'arrabbia il calciatore palermitano con l'arbitro. Anzi, trattasi di Retucci. Punizione per l'Avellino. Ecco la battuta lunga, palla direttamente sul fondo. Messa dal fondo in favore della squadra del Palermo, richiamato verbalmente dall'arbitro Guddo, invitato ad essere più solerte
nella ripresa del gioco. Ecco il rinvio del portiere del Palermo. Il colpo di testa di Retucci da allungare per Lucera. Deve vedersela con Capitan Girasole. In seconda battuta Girasole, in tackle, riesce a spedire il pallone in fallo laterale ed arrestare l'avanzata dell'avversario. Fa raccogliere il pallone Antonino Gallo. Colpo di testa impreciso di Retucci. La palla dovrebbe essere terminata sul fondo. Usiamo il condizionale perché abbiamo le maglie della recinzione che a volte ostruiscono la visuale. È rimessa dal fondo. È pronto Puzzi. Manca il pallone nel salto d'apice. Altra rimessa laterale per il Palermo, che sembra essersi ritrovato dopo un inizio di ripresa piuttosto in affanno, al di là della rete subita su calcio di rigore da Chianese, che ha riportato l'Avellino sotto nel punteggio, che ha riaperto in qualche modo la partita. Lo strano controllo di Girasole, colpisce di testa Siciliano, non riesce, anzi sì, palla ancora giocabile, si è impegnato d'apice per evitare che il pallone finisse in fallo laterale, ma di fatto la palla è stata consegnata agli avversari. Intanto scaramucce, scintille tra Retucci e Barzaghi. Ora i calciatori vengono richiamati, focolai di tensione in campo, discutono in maniera rude Girasole e Mendola, che non se ne mandano a dire. Ora il direttore di gara richiama sei contendenti. C'è giallo per entrambi, giallo per il numero 17 Retucci e per Dapice. Gioco ancora fermo, ancora tensione in campo. La rimessa laterale battuta dal numero 3 Antonino Gallo, si può riprendere. Ovviamente questa interruzione sarà computata nell'entità del recupero. Ambro per il Palermo, all'indietro per Mirko Gallo, aggira elegantemente Solazzo. Antonino Gallo ora, il cross di Antonino Gallo, si coordina sicuro, la palla alta. La conclusione imparziale a Gropazia di sicuro, che non ha trovato lo specchio della porta, l'attaccante ha raccolto il traversone dalla sinistra di Antonino Gallo. Entrambi a segno in questa partita che è giunta al 21esimo della ripresa. Siamo praticamente a metà secondo tempo. Avellino 2, Palermo 3. Altra rimessa laterale per la formazione siciliana, che da qualche minuto dà l'impressione di essere più solida, di aver serrato le fila. Però tutto sommato è un match incanalato sui binari dell'equilibrio. Lotta intanto Mentana sul versante opposto alla nostra postazione, maggiore attaccante, lascia correre il direttore di gara. L'intervento di Siciliano, che quasi è un assist per i compagni appostati in area. Va giù Solazzo, occhio allo scatto di Lucera, il sinistro
dell'attaccante palermitano, che fa 4-2. Disattenzione difensiva dell'Avellino, sorpresa sul rilancio dalle retrovie. La freddezza di Lucera che stavolta non ha sbagliato. Al 22esimo la quarta rete del Palermo. Avellino sorpreso nettamente sul rilancio lungo. Lucera si è ritrovato a tu per tu con il portiere avversario e di giustezza ha insaccato il gol del 4-2. Ora due reti di vantaggio per il team siciliano. Ora Barzaghi, viene fermato Barzaghi, riparte Antonino Gallo, Silva Marquez, riparte l'Avellino, Morganato, lo scatto di Morganato, entra in area Morganato, anticipato d'un soffio Mentana, la chiusura provvidenziale decisiva di Paolo Silva. Ora il Palermo si lotta, ma c'è una serie di contrasti da cui viene fuori Ambro, tiene palla Ambro e calza i guanti. Apertura per il numero 11 Sicuro, Silva Marquez, palla per Sicuro che è in posizione regolare, il cross di Sicuro, la presa, anzi no, di Retucci, ma c'è calcio di punizione, fallo di Retucci sul portiere. La palla è terminata in fondo al sacco, ma l'arbitro ha annullato il gol per il fallo del numero 17 sul portiere avversario. Barzaghi, Girasole, Pozzi, svetta Paolo da Silva su Mentana, Lucera è ancora in posizione regolare, Lucera, Pozzi, ancora Pozzi e si salva l'Avellino, ma c'è fuori gioco però. Pozzi provvidenziale su Lucera, il portiere ha evitato la quinta capitolazione. Poi sul tentativo di Retucci l'azione era stata fermata per la segnalazione di offside del numero 17 rosanero. Ha rischiato ancora l'Avellino. Palermo che è ridiventato pericoloso sotto porta. Rilancio di Guddo, svetta Frattolillo, la rimessa laterale è Campana, Frattolillo con le mani, Paolella, Girasole, sbaglia Girasole, intercetta il pallone Lucera, lo scambio con Silva Marquez, ancora il numero 7 del Cagliari Mendoli che fa 5 del Palermo. Che fa 5, 25esimo, 5-2 per la formazione palermitana. Ha segnato Mendola. Partenza palermitana letale. Paolella, ora sono nuovamente tre le reti di vantaggio del Palermo sull'Avellino. Ha riordinato le idee la formazione siciliana ed è andata a segno per altre due volte nel corso di questo secondo tempo. 26esimo, 5-2 per il Palermo sull'Avellino. Il gol di Chianese su calcio di rigore aveva riacceso fortemente le speranze campane. Avellino che aveva anche sfiorato il 3-3 con Girasole di testa, poi le due reti di Lucera e Mendola hanno rilanciato
la formazione del Palermo, che è pronto a battere il calcio di punizione siciliano. Lancio in avanti, palla per Solazzo che può controllare, si gira e calcia di sinistro. Solazzo, palla alta. Batte Guddo, Paolo da Silva, Antonino Gallo accelera, inseguito da Apice, Lucera, Silva Marquez, il dribbling efficace. Ora attenzione a Retucci, la chiusura di Siciliano col fisico siciliano. Calcio d'angolo per il Palermo che ora maramaldeggia. Ancora Palermo, Silva Marquez prova a saltare due avversari, colpo di testa di Ambro, Lucera, il cross basso, in corner spedisce Paolella. 28esimo, 5-2 Palermo. Con tutta calma il Palermo va alla battuta di questo calcio d'angolo. Risultato nuovamente chiuso in cassaforte. Cross in aria e c'è la sesta rete dei palermitani, ancora con Mendola che sottoporta, raccoglie la palla del 6-2 al 29esimo. La doppietta di Mendola che fa 6-2. Dilaga la squadra allenata da Scurto a San Michele di Serino. Il crollo bianco-verde. Barzaghi è fortunato nel rimpallo, supera l'avversario. D'Apice non riesce a servire Solazzo. Antonino Gallo. Silva Marquez. Ancora Lucera che si smarca benissimo. Lucera, uno sguardo all'area, la respinta di Pozzi. Ha peccato di altruismo Lucera, uno sguardo all'area piccola, trovato però la respinta di Pozzi. Rincorre il pallone d'Apice vanamente, rimessa laterale in favore dei palermitani che stanno conducendo per 6-2. Avellino aveva in parte riaperto la partita con il calcio di rigore di Chianese, aveva siglato il 2-3. Il Palermo è ritornato in auge. Occhio a Solazzo, palla sul fondo, irraggiungibile per D'Apice, chiede il cambio D'Apice, forse problemi fisici per il numero 4 dell'Avellino, ha richiamato l'attenzione della panchina. Rimando il gesto della sostituzione. Siamo alla mezz'ora esatta del secondo tempo. Avellino 2, Palermo 6. Di testa colpisce Girasole, travolto da Retucci Paolella. Barzaghi, lotta a Barzaghi. L'ultimo tocco è di Ambro, rimessa laterale in favore dell'Avellino. Da Paolella a Girasole, tiene palla il capitano dell'Avellino, palla che sbatte sulle gambe di Retucci, pallone schizzato via. Pozzi era andato in anticipo su tutti, la palla è uscita, rimessa laterale per il Palermo che con questo risultato sale a meno 4 dalla Cagliari e stacca il Crotone che lo aveva agganciato battendo in mattinata il Bari, quindi nuovamente seconda posizione solitaria per gli uomini di Scurto che poi riceveranno in casa
la capolista Cagliari, con l'opportunità di accorciare ancora di più le distanze e di portarsi ipoteticamente a meno uno, qualora ovviamente la formazione rossonera riuscisse a vincere lo scudo diretto casalingo. Campionato nazionale Primavera 2 che si avvia alla sosta natalizia, che poi tra l'altro si protrarrà fino a gennaio inoltrato. Si giocherà ancora la prossima settimana, poi si riprende il 20 di gennaio, dunque ben oltre l'Epifania. Intanto Ghilaccio di Pozzi batte mazza, Chianese raccoglie il pallone, Morganato ha usato il colpo di tacco a cercare il compagno, tentativo fallito, l'uscita di Pozzi che riesce da prima a ribattere su sicuro, poi dalla distanza a porta sguarnita Silva Marquez fa 7 per il Palermo. Adesso davvero non c'è partita. 33esimo, anche Silva Marquez partecipa al Festival del Gol, 2-7. È crollato l'Avellino, a nostro avviso la quarta rete è stata una mazzata psicologica. Si profila un nuovo cambio per la formazione ospite. Ha smesso la casacca il numero 16 Caliva, che è pronto a disputare questo residuo di partita. Morganato, siciliano. Pozzi al rinvio, colpisce di testa il numero 11 sicuro Silva Marquez, ancora il numero 10 del Palermo. Morganato ruba palla agli avversari, ancora Morganato che ha provato il gioco di prestigio, si è trascinato il pallone fuori dal rettangolo di gioco. Ecco il cambio per il Palermo, la panchina richiama l'attenzione dell'arbitro. Ormai è pura accademia per il rosanero. Allora fuori Ambro, dentro Caliva, come dicevamo. L'altro cambio è per l'Avellino, anche il numero 8 Paolella abbandona il rettangolo di gioco, sostituito anche qui dal numero 16 Miranda. Curiosamente, nelle due sostituzioni, una per parte effettuata dalle due squadre, vengono sostituiti i due numeri 8 a cui subentrano i due numeri 16. La partita ormai non ha nulla da dire. 35esimo, 10 minuti alla fine del match, che il Palermo sta saldamente conducendo per 7-2. Si lotta Frattolillo, intercetta Mendola, autore di una doppietta, sicuro tiene botta però siciliano, allontana il pallone siciliano. Paolo da Silva, Guddo per l'Avellino, dentro anche Dari, maglia numero 19. Mirko Gallo, ancora Avellino, fallo commesso dal numero 16 Caliva, calcio di punizione per l'Avellino sull'altro numero 16 Miranda. Palla ancora per Miranda che la perde, si addormenta. Retucci, ancora Retucci, vince in un primo dribbling, non gli riesce il secondo. Palermo è in posizione regolare, Retucci il destro del numero 17 e palla che si infila nell'angolino basso alla destra di Pozzi, impegnato nell'uscita. 8-2, 36esimo. Retucci fa 8, il crollo finale della formazione di Tudisco, che sino al minuto numero
22 tela ripresa, aveva tenuto botta all'avversario, se l'era giocata, è riuscito a trovare anche il 3-2 partendo dallo 0-3. Dalla quarta rete in poi la formazione di casa ha perso fiducia nei propri mezzi, ha perso entusiasmo ed ha subito altre 4 reti. Ancora Palermo, Silva Marquez, palla in aria, si coordina Lucera, ora è pure Accademia per la squadra vice capolista del girone B del campionato nazionale Primavera 2. Il sinistro a volo di Lucera comunque è terminato abbondantemente al lato. Lascia la scena anche il numero 10 Silva Marquez, calciatore di origini portoghesi. Silva Marquez, autore del gol del 7-2 dentro il numero 18 Birligea. Silva Marquez, preciso dalla lunga distanza, ha approfittato della porta lasciata sguarnita da Pozzi per mettere la firma sul gol del provvisorio 7-2. 38esimo, annota la sostituzione del direttore di gara. Si può riprendere il rinvio di Pozzi. Di testa colpisce Paolo da Silva, l'anticipo di Antonino Gallo su Solazzo, raccoglie con calma Guddo, avanza Guddo, non serve Antonino Gallo, preferisce il rinvio lungo, di testa colpisce il capitano biancoverde Girasole, il Palermo torna in possesso palla, l'accelerata di Sicuro che si allunga il pallone, fallo commesso da numero 11 in gioco pericoloso, punizione per l'Avellino. Da Miranda a Frattolillo, Miranda, Chianese per lo scatto del numero 19, Dari il pallonetto ma c'è fuori gioco, aveva colpito il palo Dari, comunque c'è fuori gioco, ha alzato la bandierina l'assistente del signor Maranesi di Ciampino, nessun componente campano nella terna arbitrale quest'oggi, infatti Maranese appartiene alla sezione laziale di Ciampino, Mittica e Gregorio, i due assistenti provengono dalla sezione pugliese di Bari. Colpisce di testa Paolo da Silva, il capitano del Cagliari. Con calma la formazione rosanero del Palermo. Guddo. Ruba palla Birligea. Ancora Birligea. Ci porta dalla distanza Birligea. La presa sicura di Pozzi, destro centrale del numero 18 del Palermo. Pozzi, Frattolillo, nei 6-2 Frattolillo riesce a passare tra due avversari, c'è cioè comunque rimessa laterale per l'Avellino. Ancora l'Avellino, tiene palla Mentana, ultimo tocco di un calciatore palermitano, rimessa laterale in favore della formazione padrona di casa, sotto pesantemente di 8-2, riparte il Palermo, accelera il numero 16 Caliva,
Passaggio sulla sinistra per Antonino Gallo, il cross di Antonino Gallo, anzi no, non se l'è sentita di crossare, ha fintato se non altro. Ancora Caliva, torna sul pallone il numero 15 Morganato, ancora Morganato che commette fallo sul capitano del Palermo Paolo Da Silva, calcio di punizione per la formazione siciliana, rimane a terra dolorante il calciatore di origini portoghesi, classe 1998, è il più anziano, si fa per dire, in campo. Gioco ancora fermo, si è rialzato Paolo Da Silva. Sarà il Palermo a battere questo calcio di punizione. Palla all'indietro per Guddo. Il sinistro del portiere del Cagliari. Palla nella zona di Palermo. Scusa, Palermo, pardon. Miranda. Colto in controtempo Solazzo. Avanza di gran carriera in maniera autoritaria il numero 2 Mazza. Ancora Mazza dalla sinistra, l'esterno destro sul primo palo, la presa di Pozzi. Palla nella zona di Morganato. Girasole. Siciliano. Girasole all'indietro per Pozzi. Palla intercettata dal Palermo con Sicuro. Rimessa laterale in favore dei padroni di casa. 44esimo minuto al 90esimo. Minuto alla fine di questa partita, che nella seconda parte di ripresa ha avuto una sola squadra padrona. E infatti, triplice fischio dell'arbitro che non concede nemmeno il recupero. Termina qui. Il Palermo vince in casa dell'Avellino per 8-2. Dallo studio comunale di San Michele di Serino è tutto. Mi mascolisco al commento, Alfonso Iannone alla telecamera. A risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.